Buonasera ai telespettatori di Liberi TV, da me, Shadi Hamadi. Oggi vi parlerò di quello che sta continuando ad accadere in Siria e della situazione che si sta evolvendo veramente velocemente. Questo mese c'è stato un attentato al centro di Damasco che ha colpito e decapitato i vertici, almeno i vertici del potere esecutivo del regime di Bashar al-Assad. In questo attentato, infatti, è morto anche Asif Shawkat, che è il cognato di Assad, Hussein Turkmani, il capo della cellula di crisi, poi Rajah, che è il ministro della difesa siriana, e altri, Shaar, il ministro degli interni siriano. Ebbene, questo attacco al centro, al cuore del potere siriano, fa tutta parte di forse una strategia comunque dei ribelli dell'esercito libero siriano che ha attaccato Damasco, sta conducendo una controoffensiva che ancora continua, soprattutto nei quartieri periferici di Hajar al-Aswad e Duma. Anche in questa controffensiva, l'esercito libero siriano, iniziata, lo ricordo, a metà di luglio, aveva conquistato anche dei quartieri centrali di Damasco, come il quartiere del Midan, e tuttora ci sono degli scontri in atto tra l'esercito libero siriano e l'esercito regolare. La controffensiva dell'esercito libero siriano si è spostata verso la città di Aleppo in questi giorni, con un'operazione denominata il Vulcano di Aleppo, a cui l'esercito regolare siriano sta rispondendo adoperando massicciamente l'uso degli aeroplani, e questa forse è una delle prime volte in cui vengono usati gli aeroplani dall'aviazione siriana. E questo segnale ci deve semplicemente far capire che sono le ultime non battute, però tentativi di tenere una controffensiva, almeno di rallentare l'avanzata inesorabile dei ribelli dell'esercito libero siriano, che, lo ripeto, è anche appoggiato fortemente dai civili e dalla società siriana. Proprio oggi è uscito anche un video postato dagli attivisti siriani, in cui si vedono circa 100 soldati, tra soldati, ufficiali e milizie irregolari dell'esercito siriano, chiamati Shabiha, che sono stati arrestati e condotti in un luogo, presumibilmente una caserma, si evince un po' da questo filmato, arrestati, quindi catturati dall'esercito libero siriano, che continua ad Aleppo questa battaglia. E quello che sta accadendo, molti giornali hanno scritto che ad Aleppo si svolgerà la battaglia forse decisiva. Non credo che accadrà questo. Condivido molto l'opinione, ad esempio, di Lorenzo Trombetta, che oggi su Limes ha scritto un articolo dove analizzava tutta quanta la situazione. Anch'io penso che ancora la strada è lunga per una risoluzione efficace di quello che sta accadendo all'interno della Siria. Cioè, ci deve essere ancora un'escalation di violenza, purtroppo, perché l'esercito di Assad, nonostante tutto, nonostante sia alle strette, le defezioni continuino ad aumentare e la perdita di territorio, soprattutto delle campagne, sia una cosa già conclamata, rimane lo stesso forte e ha ancora molte carte da giocare. Proprio ieri a Roma c'è stata la riunione di alcune opposizioni siriane, come la Piattaforma Democratica o il Coordinamento Nazionale per il Cambiamento Democratico in Siria, che hanno firmato, su proposta della comunità di Sant'Egidio, che ha organizzato tutto, un protocollo di intesa in cui tutti gli invitati, Eissam Manna, Rim Turkmani, Michel Kilo, firmavano su richiesta di trovare una soluzione pacifica a
quello che sta accadendo in Siria in questo momento. Certamente quello che hanno fatto è a mio avviso, ovviamente un bel gesto, anche la riunione che hanno fatto, ma è priva poi di un seguito effettivo all'interno della Siria. E perché dico questo? Perché la maggior parte delle opposizioni stanno all'estero, composta da gente comunque che vive da decenni al di fuori, anche se queste opposizioni che si sono riunite sono opposizioni interne, che però, ripeto, non hanno più un seguito all'interno del paese, ed è paradossale adesso provare a parlare di ancora pacifismo in Siria. Certo, esiste il pacifismo, continua nonostante tutto a sopravvivere, ma la storia ci sta insegnando che purtroppo, e dico purtroppo perché anch'io ci ho creduto, la soluzione pacifica non può dare frutti, perché Assad con il governo siriano ha continuato a reprimere incessantemente. Abbiamo visto a Homs da febbraio di quest'anno, che sono continuati i bombardamenti e i massacri incessanti come quello di Hola. Ebbene, quello che noi possiamo fare, qua mi interessa ribadirlo, e certamente continuare a informare su quello che sta accadendo in Siria, e aiutare organizzazioni come l'UNICEF che si stanno impegnando. Proprio oggi ho visto, ad esempio, l'appello di Lino Banfi per l'UNICEF come ambasciatore, che diceva aiutiamo i bambini siriani. Dobbiamo fare questo, dobbiamo mobilitarci tutti quanti per non lasciare un popolo che sino adesso è stato lasciato orfano ancora una volta da solo. Quello che sta accadendo in Siria, questa escalation poteva essere evitata se la diplomazia internazionale, la comunità internazionale avesse realmente voluto fare qualcosa, ma non ha voluto e non ha potuto fare nulla, perché si giocano molti interessi ed equilibri internazionali all'interno del paese veramente forti. Quindi di problemi ce ne sono, nonostante tutto, molti. Bisogna fare lo stesso autocritica all'interno di quella che è la primavera siriana, come giustamente sottolineava a un incontro a cui ho assistito e poi personalmente quando ho avuto il piacere di discutere con padre Paolo Dall'Oglio. Esistono alcuni clandestini indesiderati sul nostro carrozzone dell'opposizione, e sono certamente alcuni, per fortuna in minoranza, estremisti. Esiste poi un problema di riconciliazione tra la società siriana, perché è certamente facile dire il popolo siriano è uno, è unito, ma le tensioni interreligiose ci sono. Allora quello che noi dobbiamo fare per garantire un ottimo futuro al paese è già da adesso tutti quanti partecipare ad aiutare una riconciliazione nazionale già da adesso, per aiutare la Siria del domani, quella che sarà libera, priva da una dittatura, a essere uno stato di tutti in cui potremmo evitare errori come quelli che sono stati fatti in Libano e evitare che la Siria si possa, casomai, io spero mai veramente, disgregare. E grazie a voi.